Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, per carità, mi prendo della provinciale e della manichea, io non cerco mai di screditare gli interlocutori, quindi mi prendo tutta la lezione di politica estera, però chiedo a Toti di rispondere all'unica questione che io ho posto con chiarezza. Come si pone la destra che lui sta sostenendo nei confronti di Orban e nei confronti di quello che è stato il voto che ha visto Forza Italia votare in maniera differente da Lega e da Fratelli d'Italia in Europa rispetto a quella che è la posizione dell'Europa su Orban? Perché lì sta la risposta, lì sta la differenza. Poi io potrò essere provinciale, manichea, fare un'analisi della politica estera banale, così come lei ha detto, ma c'è un principio di fondo. Io credo in quella che è l'Europa della solidarietà, un'Europa che ci tiene tutti insieme. Qual è l'Europa che oggi sta presentando il centrodestra, che sceglie Giorgia Meloni come leader, la quale ha un modello completamente diverso perché è il modello che ha Orban? Semplicemente questo. Sono molto colpita dal fatto che si dice che Meloni è nervosa perché alla quarta domanda sull'Ungheria ho chiesto di parlare anche della nazione. Sta dicendo in questi minuti Giorgia Meloni: la sinistra ha provocato in tutti i modi possibili e inimmaginabili, sapendo anche che ho un carattere fumantino, ma io sto facendo un corso da monaco tibetano e credo che in realtà siano colpiti proprio dal contrario. Poi ha risposto: meno male che sta facendo il corso da monaco tibetano, perché io ho visto che ha funzionato solo nelle due prime settimane di campagna elettorale. Chi poi è Giorgia su Putin Meloni? Ha aggiunto: è un discorso che tradisce debolezza. Queste le parole di Giorgia Meloni. Sarina Biraghi e poi vengo da te, Pietro. Beh, in effetti un corso zen lo starà facendo, perché